Anch'io resto in casa, ma per me restare in casa non è qualcosa di sconvolgente, ci sono abituato. Fa parte del mio lavoro. Io normalmente lavoro chiuso nel mio studio, senza nessuno, in silenzio, al massimo ascoltando un po' di musica, circondato però dai miei personaggi. E così continuo anche in questo periodo. È vero che un mestiere come il nostro è particolarmente privilegiato di in quest'epoca e in questi frangenti. Siamo abituati a restare da soli e a lavorare con l'immaginazione, ma risentiamo comunque dell'atmosfera generale che c'è in giro. Per fortuna ci sono i miei personaggi a farmi compagnia, oltre che i miei familiari. E vi mostro una simpatica ragazza, una delle ultime nate delle mie storie. Vediamo se riesco a mostrarvela bene. Eccola qua. Questa ragazza qui si chiama Miriam e mi accompagna già da molti giorni nei miei viaggi mentali. È la protagonista, assieme ad altri, del libro a cui sto lavorando e che ha come titolo provvisorio I cugini Meyer. È un libro che mi appassiona molto e che spero di finire in un tempo ragionevole, non come il mio ultimo libro precedente per il quale ho lavorato per 24 anni, un pochino troppo. Spero questa volta di essere un po' più rapido. Grazie e in bocca al lupo a tutti e rivediamoci, speriamo presto, in situazioni diverse.